Si può vivere senza utilizzare i servizi delle big tech, tutte quelle grandi aziende che sanno tutto su di noi? Beh, in questo video vedremo pro e contro delle varie alternative. Il nostro obiettivo sarà stare lontano dai cosiddetti GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, come detto, i principali big tech che utilizziamo tutti i giorni e che hanno più informazioni su. Noi cercheremo di sostituire tutti i vari loro servizi con servizi principalmente open source, quindi il cui codice sorgente è totalmente disponibile al pubblico e che tutte le persone, magari soprattutto quelle più esperte, posso andarlo a vedere per vedere ad esempio se ci sono eventuali falle di sicurezza o anche per capire dove vengono mandati i vari dati che mettiamo all'interno. Insomma, partiamo subito e partiamo dalla navigazione internet e in particolare dal browser, i famosissimi Google Chrome e Microsoft Edge li sostituiamo con Firefox. Direi che non ha bisogno di molte presentazioni. Firefox è comunque decisamente famoso, ma molto meno utilizzato, nonostante a livello privacy sia 20 volte più avanti rispetto a Google e Microsoft. Abbiamo migliore gestione di tutte le varie regole di sicurezza, protezione di vari tracker, crypto miner, non c'è sincronizzazione con altri dispositivi. Insomma, in generale molto più attento a tutto il mondo della privacy e soprattutto è anche molto meno energivo, consuma decisamente meno memoria RAM. Insomma, anche se avete un computer vecchio è un motivo in più per utilizzarlo. Come punto a sfavore lo trovo pesante, dà l'idea di pesantezza, forse a causa della mancanza di cura nei vari dettagli grafici e l'assenza di animazioni che invece sono molto più presenti su Chrome. È comunque veramente un'ottima alternativa e di cui non ci ho trovato veramente differenze. Ecco, se proprio a trovare la differenza con Chrome, ci sono meno estensioni. Utilizzare come browser Firefox e come motore di ricerca Google è abbastanza un controsenso e quindi sostituiamo anche il motore di ricerca da Google con DuckDuck. Ricerca totalmente privata, non salva cronologia, anonimo, non dobbiamo loggarci, blocca tutti i tracker, tutte le varie cose che ci vanno un pochino più a spiare. Anche le funzioni aggiuntive, delle piccole chicche, come per esempio i bang, scrivendo il punto esclamativo e poi un'abbreviazione, possiamo fare la ricerca su un determinato sito, per esempio punto esclamativo a iPhone 13, cercherà iPhone 13 su Amazon. Devo dire, risultati di ricerca molto coerenti e molto simili a Google, anche nelle ricerche un po' più particolari, devo dire, molto precisi, infatti da molti viene definito un Google con un occhio alla privacy. Devo ammetterlo, non ho trovato difetti, l'ho usato per un pochino e veramente non ho trovato cose di Google che mi mancavano su DuckDuckGo. Certo, magari qualche funzione aggiuntiva come la ricerca delle immagini, qualche dettaglio grafico, ma alla fine come funzionalità è tanta roba. Parliamo un attimo anche di DNS, subitevi questi 20 secondi di parte tecnica perché capirete che sono una cosa molto importante. Quando noi nel nostro browser, qualunque esso sia, scriviamo un indirizzo, come ad esempio youtube.com, ci deve essere un sistema che va a tradurre quel dominio, quindi delle lettere, in numeri, numeri che si riferiscono all'indirizzo IP del server in cui per esempio c'è il sito di Google. Quindi capite che da questo sistema, i DNS, passano in mezzo tutte le nostre ricerche e quindi questo sistema sa tutte le cose che cerchiamo. Insomma, attenzione ai DNS che utilizziamo. Di default utilizziamo quel nostro operatore, vedete qua, Telecom Italia. Comunque sono totalmente modificabili e sapete quali sono i DNS alternativi più veloci? Quelli di Google, che sono ovviamente più veloci ma meno attenti a tutto il mondo della privacy. Quindi sostituiamo sia quelli del nostro operatore, ma a maggior ragione quelli di Google, con alternative open source, come per esempio OpenDNS, LibreDNS, che è un pochino più macchinoso da impostare ma effettua anche un blocco delle pubblicità, oppure OpenNIC. Insomma, a seconda del DNS che scegliamo potremo avere velocità di caricamento diverse. OpenDNS è giusto compromesso tra velocità e privacy. Non entro nel merito su come impostare DNS, vi lascio in descrizione un po' di guide per impostarli sia sul singolo dispositivo sia sul router, in modo che vadano cambiati su tutti i dispositivi della rete. Ma ora vediamo alcune alternative ai servizi di Google, Microsoft, ma anche in alcuni casi Apple. Mail, Drive, Calendar, insomma tutte queste cose qua possiamo tranquillamente sostituirle con
Proton. Proton è una suite di applicazioni, mail, calendario, drive e anche una VPN solamente attenta al mondo della privacy, a server in Svizzera, dove le regole della privacy sono belle stringenti. Come pro direi assolutamente la grafica molto bella, moderna, piacevole da utilizzare, con anche molte shortcut che vanno a velocizzare l'utilizzo. Possiamo condividere file in modo totalmente criptato e anche relativamente economico. Abbiamo sia un piano premium che un piano a 4 euro al mese. Nel piano gratuito, questo è un lungo difetto, se proprio vogliamo andare a vedere, c'è solo un giga di spazio, che è un pochino poco. Però se vogliamo un servizio professionale e attento al mondo della privacy, bisogna pagare un pochino. Credo che quando si parla di alternative cloud open source, bisogna cercare di bilanciare le due cose, quindi un servizio sia attento alla privacy con una buona criptazione dei dati, ma allo stesso tempo un servizio con una buona infrastruttura, abbastanza famoso, con una buona infrastruttura soprattutto sicura, in modo da avere i nostri dati sì protetti e riservati, ma allo stesso tempo anche con un sistema che sicuramente regge e che non è fragile ad eventuali attacchi hacker. Riguardo invece alle mappe, Google Maps, Apple Maps, Microsoft Maps possono tutti essere sostituiti con Osmand, un servizio di mappe totalmente open source e offline. Quindi quando andremo a installare sul nostro telefono, ci chiederà di scaricare la mappa della nostra regione, dell'intera Italia o dell'intera Europa, ovviamente con pesi diversi nel dispositivo. Quindi lavoriamo totalmente offline e anche le indicazioni stradali appunto sono offline. Questo è sia un pro, appunto non si connette a internet, non condivide dati con nessuno, ma anche un conto perché abbiamo molte meno informazioni. Non connettendosi online non abbiamo molte informazioni sui vari negozi, c'è qualcosa ma molto poco e poco dettagliato, quindi è proprio giusto per le indicazioni stradali. Se vogliamo cercare un ristorante è meglio farlo ad esempio su DuckDuckGo. In realtà non è proprio una bella alternativa perché è una grafica molto laggosa, macchinosa da utilizzare, è solo sul telefono, non ha indicazioni sul traffico, insomma super attenta alla privacy ma poco funzionale. Piuttosto un giusto compromesso può essere Petal Maps, più moderna, ecco, più smart, indicazioni sul traffico, sui vari negozi, ma proprietaria non di Google bensì di Huawei. GAFAM, Google, Apple, Facebook, i social network, Instagram, WhatsApp, Facebook, per l'appunto, ci sono delle alternative ai social network? No, ve lo dico proprio, è così, potete anche intuirlo, perché anche se ci fosse un'alternativa di Instagram non avrebbe tutta la community di Instagram. Insomma, i social network non possono essere sostituiti o li usate o non li usate. Ci sono comunque dei progetti open source interessanti. Giusto così per vostra conoscenza, qualche progetto social molto attento alla privacy, magari anche decentralizzato, c'è MeWe, il progetto Diaspora, decentralizzazione, libertà e riservatezza, c'è Mastodon social, vero, True Social, quindi social è vero, che mi sembra uno di quelli un pochino più moderni, se così vogliamo dire. Insomma, abbiamo visto molte alternative, ma purtroppo in alcuni casi siamo obbligati a utilizzare i GAFA, magari per scuola, per lavoro o per comodità, lo ammetto, e quindi ci sono alcune impostazioni che possiamo andare a modificare per aumentare un pochino la privacy su tutti questi vari servizi. Partiamo da Google, nella sezione di dati e privacy dell'impostazione del vostro account. Scorrete un pochino in basso, il mio consiglio è di disattivare attività web e app per togliere la cronologia delle posizioni, cosa assurda che fa Google, ovvero ci traccia, controlla dove andiamo per farci sì, poi un recap per dirci quando abbiamo camminato, quando siamo stati in macchina, ma anche per capire un po' nostri interessi. Se volete anche la cronologia di YouTube potete disattivare, ma soprattutto sotto io toglierei assolutamente la personalizzazione degli annunci, in modo da non avere annunci in base ai nostri interessi, e anche la ricerca personalizzata. Evitate anche di salvare le vostre password all'interno di Chrome e dell'account Google in caso di hackeraggio dell'account Google o di cloning del browser. Queste password saranno visibili ai vostri amici hacker, quindi non salvate nel browser, qualunque esso sia, ma salvate su sistemi appositi, come per esempio Bitward, è uno strumento open source dedicato al salvataggio delle password e con anche un'estensione per il browser che ci permette di completare automaticamente i campi, quindi top. Riguardo a Windows, andate in privacy sicurezza, poi nella sezione generale, e qua togliete tutte queste bellissime spunte, via disattivate tutto proprio, andate anche su feedback e diagnostica, e qua via i dati di diagnostica facoltativi, e magari smanettate un pochino in queste impostazioni per disattivare qualcosa.
Se state proprio attenti e smanettate anche un attimo, anche sui vari social, quindi Instagram, Facebook, così via, potete andare a modificare qualche opzioncina per aumentare un pochino la vostra privacy, ma sono comunque veramente poche. Insomma, si può vivere senza GAFAM e soprattutto senza i servizi Google? Assolutamente sì, abbiamo visto che ci sono molte alternative e più che utilizzabili. Io vi consiglio di provare, usate Firefox con DuckDuckGo per qualche giorno e vedrete che le differenze rispetto a Chrome e Google sono veramente poche. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!